non è una vera stagione dei concerti, ma è un'occasione per far conoscere alla comunità le produzioni più significative che i solisti porteranno nei teatri di tutta Italia e anche all'estero. Sulla base delle richieste che abbiamo a livello nazionale e internazionale, ci sembra giusto in qualche maniera organizzare anche qui nella nostra città, L'Aquila, dei concerti che rappresentano in pratica le principali produzioni che portiamo poi in giro, a cominciare quest'anno da teatri importanti come il Ponchielli, il Teatro Comunale di Novara, oppure società come la Scarlatti di Napoli, la Società dei Concerti di Milano e così via. Il repertorio, come diceva lei, è molto vasto, dalla musica barocca alla musica contemporanea. Avremo una prima esecuzione assoluta di Carlo Boccadoro, che tornerà a dirigere i solisti aquilani, e poi abbiamo delle collaborazioni veramente straordinarie, la partecipazione di artisti di fama mondiale, per passare da Andrea Lucchesini, Filippo Gorini, Giuliano Carmignola, Mario Brunello, Beatrice Venezzi, Davide Cabassi, e veramente tanti altri che sono gli artisti più importanti che suonano in tutte le sale del mondo. E per questo motivo anche per noi, insomma, siamo molto fieri e orgogliosi di tutta l'attività che stiamo realizzando. Il senso di gratitudine per un anno in cui vi ho potuto anche osservare e assaporare da vicino, perché poi ci sono anche, insomma, le riunioni, eccetera, è grande, ed è il senso di gratitudine di tutta l'amministrazione.